scolastico Istituto Comprensivo Pinto di Vietri sul Mare. Quest'anno continua la tradizione ormai consolidata di collaborazione efficace col Comune di Vietri sul Mare e nello specifico quest'anno abbiamo avuto la gioia di poter condividere due progetti di grande valenza educativa. Il primo è quello del Cineforum, che ha una sua finalità chiara, l'educazione critica dei nostri allievi della secondaria di primo grado, quindi degli adolescenti, dei preadolescenti, ad una visione critica del film. Il secondo, che è diciamo un fiore all'occhiello proprio di questa collaborazione, è lo sportello psicologico d'ascolto, la cui finalità è altrettanto chiara: la prevenzione del disagio nell'adolescenza e nella preadolescenza. Quindi abbiamo avuto una ricchissima partecipazione degli allievi con cadenza a volte settimanale, a volte quindicinale a questo sportello d'ascolto. Tutti si sono sentiti accolti dalla psicologa che li ha ascoltati, cercando di capire anche la realtà che è dietro, soprattutto una realtà familiare che è dietro la loro età. Dirigente scolastico e direzione didattica Vietri sul Mare. Allora, quest'anno la direzione didattica, grazie alla sensibilità dimostrata dal Comune, nello specifico dall'assessore Mario Pagano, e grazie anche alla professionalità della dottoressa Daniela Delia, si è avvalsa dell'opportunità di iniziare un percorso per l'individuazione degli alunni con sospetto disturbo specifico di apprendimento. Nello specifico, ai sensi della legge 170 del 2011, l'attenzione del legislatore è rivolta a quegli alunni che già a cominciare dalle classi seconde e terze della scuola primaria mostrano difficoltà che sono afferenti all'ambito della dislessia, della discalculia, disortografia, displasia e quant'altro. Si tratta di disturbi specifici di apprendimento e non di situazioni di handicap e, come dice giustamente la legge, di disturbi legati all'apprendimento. Per questo è necessario, e il legislatore impone a carico delle scuole, individuare quelli che sono i sospetti per poter effettuare un primo screening e per poter poi sensibilizzare le famiglie rispetto all'opportuna strada da intraprendere. La dottoressa Delia ha avviato già dal mese di febbraio, in collaborazione anche con la dottoressa Marta Sisto, questo screening nei nostri plessi sia di Vietri Capoluogo, sia di Dragonea che di Molino. Ha dato già un report alle docenti, non solo, ma anche iniziato una formazione per le docenti, in quanto l'individuazione di questi disturbi non è sicuramente facile per chi svolge il ruolo di educatore, ecco perché è demandato a opportune figure e poi, qualora ci fosse un disturbo conclamato, a quelle che sono veramente le ASL. Io spero che questo progetto possa andare avanti nel futuro, perché sicuramente l'utenza ha mostrato grande attenzione rispetto a questa problematica e, come mi diceva l'assessore Pagano, è la prima volta che collabora. Lì è psicologa, insieme alla collega Marta Sisto, psicologa, esperte in psicopatologia dell'apprendimento, e quest'anno, grazie al finanziamento dell'assessorato politiche giovanili del Comune di Vietri sul Mare, devo dire da anni ormai sensibile a progetti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, anche con le passate edizioni del Consiglio Comunale Junior, quest'anno invece siamo partiti dalle esigenze delle dirigenti scolastiche della primaria e della secondaria. In particolare la dirigente scolastica, professoressa Idalin, del
nella direzione didattica di Vietri sul Mare ci chiedeva con insistenza un progetto di screening per valutare difficoltà di apprendimento nei bambini delle classi seconda e terza. Quindi con la collega sono state condotte, somministrate previa autorizzazione dei genitori, delle prove ai bambini. Che si è affinato nel corso di questi anni, ormai sono 6 anni che portiamo avanti delle iniziative nelle scuole, anche perché ho avuto i riscontri dalle due direzioni, hanno avuto dei buoni e discreti risultati che poi saranno illustrati. Praticamente quest'anno ancora in più, operatore multimediale presso l'Istituto Comprensivo Adolfo Pinto e il DSA Alfonso Pinto. E il DSA presso la direzione didattica di Vietri sul Mare. Ho avuto davvero delle belle soddisfazioni. È sempre molto vicino alla scuola. Parlo ovviamente in particolare dell'Istituto Comprensivo Pinto. Meglio si faccia capire ai genitori che lo sportello d'ascolto non è uno sportello nel quale vanno i malati. Presentare se stessi e ognuno di intervento se poi sarà. Partendo proprio dalla definizione che danno i manuali diagnostici di disturbo specifico dell'apprendimento, questa è una difficoltà rispetto a un'abilità scolastica, una difficoltà che esiste e sopravvive nonostante il bambino sia stato esposto all'apprendimento di tale abilità e nonostante si sia individuata questa difficoltà anche dopo un'attività di recupero didattica specifica per quella difficoltà, l'abilità comunque non risulta appresa. E, al di là di deficit sensoriale e soprattutto al di là del